Bene, sono sulla sponda bresciana del lago di Garda, sto salendo a cima Comer, sono partito da Sasso, ho appena superato l'eremo di San Valentino, bellissimo, c'è ancora un'ora abbondante per arrivare alla vetta e ne approfitto per fare qualche riflessione. Se avrai voglia di ascoltare te ne sarò grato e se magari condividerai alla fine del video i tuoi pensieri su queste mie due riflessioni che mi sono venute fondamentalmente guardando il video sullo sciopero nazionale degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, che è in crisi spaventosa. Io temo che questa crisi stia coinvolgendo anche altri settori dell'amministrazione pubblica. Io ho avuto un'esperienza diretta e ho questo fortissimo timore. In questa situazione mi vengono in mente fondamentalmente due riflessioni su due parole che sono esempio e emozione, ed anzi esempio e passione. L'esempio perché il medico di cui ti ho parlato, il dottor Valerio Rosso, è uno dei pochi che parla veramente col senso da medico, cioè il medico dovrebbe darci un esempio col suo comportamento, col suo stile di vita, con le sue abitudini, con il suo stato di salute. E invece a chi non è capitato di trovarsi di fronte a un medico sovrappeso, sedentario, che si limita a prescriverti delle terapie ma non ti dà nessuna indicazione né tantomeno nessun consiglio su uno stile di vita? Io ho la massima stima del dottor Valerio Rosso, ma forse ancora di più del professor Garattini, che ha 96 anni e che è ancora in salute e sostiene come dobbiamo fare prevenzione e non cura delle malattie. Questi sentieri dovrebbero essere pieni di persone, invece noi abbiamo le farmacie piene di persone, i bar pieni di persone, altri luoghi pieni di persone, ma non i sentieri. Questa è la filosofia che sta alla base del progetto che abbiamo iniziato con Eleonora, Walks on Wild, che non è semplicemente camminare, ma è benessere fisico a 360 gradi, che quindi cerchiamo di coinvolgere le persone che camminano con noi e sintonizzarci su diversi aspetti che sono la sana alimentazione, la ginnastica quotidiana e anche il cammino, soprattutto nei posti selvaggi, a contatto, preferibilmente con persone autentiche. Quindi buon esempio. Un'altra situazione di pessimo esempio sono i genitori che fumano. Ma come cavolo si fa a fumare, a dare questo esempio ai propri figli dopo 20-30 anni che si parla di quanto dannoso sia il fumo? Adesso si sta iniziando a parlare di quanto dannoso sia l'alcol. Però insomma, l'esempio per me è tutto. Gli ottimi ricordi che ho nella mia vita sono i buoni esempi, pochi, che ho ricevuto dagli insegnanti. Intanto vediamo Cima Comer a destra. Ecco, proseguo. Prima mi sono fermato un attimo per studiare bene il percorso, perché dovrò tornare ad accompagnare persone a camminare sui sentieri, quindi meglio impararli molto bene. Dicevo, gli esempi che ho ricevuto positivi nella vita alla fine non sono così poi tanti. Ovviamente quelli dei miei genitori, che hanno fatto di tutto per farmi crescere al meglio, e qualche insegnante che ho trovato sulla strada all'università, ma veramente pochi. L'ultimo insegnamento purtroppo positivo, bellissimo, che ho avuto è stato quello di Cosettina, che ci ha lasciato pochi giorni fa, ma ci ha dato un insegnamento di tantissime cose: sobrietà, silenzio, sapersi far amare
senza insistere, senza gridare. Che bello. Quindi, ciao cosettina. Prima cosa, esempio. Seconda cosa, passione. Ma dove si va nella vita se non si ha passione? E questa cosa qui è una delle cose a cui credo più fortemente, tant'è che ho deciso di dare una svolta alla mia vita qualche mese fa e intraprendere questa strada che non è facile, in cui però io credo tantissimo. Quindi la passione deve essere il motore delle nostre azioni, e questa cosa qui, e in questa cosa qui credo ancora di più tutte le volte che incrocio la morte. Come ti ho detto, pochi giorni fa è morta cosettina tra le mie braccia e vicino a Ele, che la amava perdutamente, e questa cosa mi fa capire quanto breve sia l'esistenza e quanto vadano vissute intensamente le giornate. E per essere vissute intensamente ci vuole passione. Non le si può vivere cercando di tirare avanti al meglio, cercando di approfittare dei sotterfugi, di fregare le persone che ti stanno vicino, di fare l'approfittatore, il meschino, l'opportunista. Sono tutte cose che non hanno niente a che fare con la passione. E quindi, nel rispetto delle persone che ho incontrato nella mia vita che hanno avuto passione, mio padre soprattutto e cosettina ancora, nel loro rispetto, che temo che non rivedremo mai più perché non credo più tanto in questa cosa qui, quello che possiamo fare per onorare la loro presenza, il loro passaggio nella nostra vita, è vivere con passione. Adesso vado avanti, spero di arrivare alla cima. Grazie per aver seguito questa riflessione. Amo sempre di più fare queste riflessioni durante le camminate, perché sono veramente momenti in cui ci si riappropria dei propri pensieri nel silenzio, nella natura, e lontano da tutto quello che è la quotidianità che ci influenza nelle azioni ma anche nei pensieri. Ciao, iscriviti a questo canale se hai voglia e seguici nelle nostre iniziative che facciamo con tanta passione.